Contrariamente alle altre cittadine della Riviera Maya, Cancun, pur non avendo una storia molto antica, in pochi decenni è diventata la più rinomata località turistica messicana. Il turismo ha rappresentato il principale motore di sviluppo per l'intera economia della città, che oggi può vantare ottime infrastrutture, incluso un importantissimo aeroporto internazionale. Il vice sindaco della città metropolitana di Napoli, Domenico Marrazzo, ha ricevuto a Palazzo Matteotti Filippo Strano, console onorario d'Italia a Cancun. La riunione è stata fissata per avviare l'iter di gemellaggio tra la città metropolitana di Napoli e la città di Cancun, che tra i circa 700.000 abitanti conta numerosi giovani figli di italiani. All'incontro hanno partecipato la dottoressa Maria Rosa Perri e Massimiliano Gambini, direttore estero Confesercenti per l'internazionalizzazione. Innanzitutto felicissimo di abbracciare questa iniziativa che Domenico vuole portare avanti. Io ho avuto l'opportunità di parlare con il governatore dello stato di Quintana Roo, stato dove c'è Cancun, un grandissimo polo turistico americano, uno dei più importanti del continente. Ho parlato con la sindaco di Cancun, Mara Lezama, anche con il direttore dell'organismo che si occupa del turismo a livello municipale ed anche con dei presidenti di grandi e importanti associazioni imprenditoriali di Cancun. Porto in questo momento i loro saluti al vice sindaco Domenico Marrazzo e anche la conferma del grande interesse che c'è affinché Cancun e Napoli possano fare questo gemellaggio. Il gemellaggio che, come diceva Domenico, non sarà un gemellaggio fine a se stesso, non sarà il classico gemellaggio che finisce poi in un quadretto su una parete. In realtà abbiamo tantissimo talento, tante dietro questa iniziativa e tanti imprenditori, tanta gente di cultura e di storia che è interessata affinché questo gemellaggio dia dei frutti concreti e reali e anche a breve termine. Questa è la prima riunione che abbiamo dopo il primo incontro che abbiamo avuto, che era giusto di avvicinamento. Porto ufficialmente in questo momento la conferma di questo interesse che c'è da parte della città di Cancun portare avanti il gemellaggio e stiamo appunto lavorando sui prossimi passi da fare in concreto. Grande partecipazione in tutto questo anche di Massimiliano Gambini, che senza il quale probabilmente non saremmo mai riusciti a sederci a portare avanti questa iniziativa, e ovviamente anche della dottoressa Perri, che è un elemento importante in questo processo. Oggi è il secondo incontro che abbiamo con il nostro console a Cancun, Filippo Strano, che ringrazio per essere qui questa mattina. Quindi stiamo avviando l'iter affinché ci sia questo gemellaggio tra la città metropolitana di Napoli con la città di Cancun. Ringrazio per questo la sindaca della città di Cancun, Mara Lezama, che anche lei è disponibile affinché portiamo a termine questo rapporto di amicizia e non solo, perché un gemellaggio, come diceva poc'anzi Filippo, è sia un'opportunità per entrambe le città, quella la città metropolitana di Napoli e di Cancun, ma deve essere anche una finestra di opportunità tra l'imprenditoria napoletana e l'imprenditoria di Cancun, oltre appunto a quindi ai rapporti commerciali, anche ai rapporti culturali tra le due città.